Oggi è stata davvero un'assemblea straordinaria, molto partecipata, molto pragmatica. Sono stata molto felice intanto di aver avuto la fiducia dei sindaci e poi di sentire da loro parole di supporto e anche di aiuto, ecco, ma soprattutto di condivisione rispetto a quello che sono gli obiettivi che la rete si deve dare da qui ai prossimi 3 anni. La rete Città Slow ha un valore che è molto più grande della somma algebrica delle singole città, questo lo sappiamo, ma spesso viene disattesa questa volontà. E questa necessità, insomma, di far vedere e mettere a frutto le potenzialità della rete. Ecco, il mio impegno in primis è proprio questo: fare veramente il coordinatore, cioè coinvolgere i sindaci, mettere a frutto le loro esperienze, creare confronto, creare partecipazione, informazione sulla base di quelli che sono poi i nostri valori. Noi siamo i fondatori della rete Città Slow e ne andiamo orgogliosi, ma questo non è un traguardo, è sempre un punto di arrivo dal quale dobbiamo partire ogni giorno per trovare nuovi stimoli, nuove idee, nuovi obiettivi e per essere sempre un modello per tutto il mondo. Credo che dall'Italia si possono esprimere i valori più importanti legati all'ambiente, alla coesione sociale, alla creatività, all'innovazione, lo testimoniamo tutti i giorni e lo vediamo nelle nostre città. E quindi bisogna cominciare a proprio contaminare, in primis il nostro paese, la nostra nazione, e continuare a farlo anche nel resto del mondo.